Sono tantissimi anni che sto dietro a questo gioco. Gioco a Minecraft fin da quando ero molto piccolo. Ricordo le prime versioni della Pocket Edition. E se non sbaglio mi sono avvicinato alla versione Java verso la 1.7-1.8. Quindi capite bene che dalla 1.7 alla 1.20 sono passate un po' di versioni. Via, prima di arrivare alla 1.7 ovviamente ci sono state tante altre versioni che abbiamo anche esplorato lungo il corso di questo canale. Per esempio nei video in cui andiamo a guardare le alfa o comunque le prime versioni. Per questo che in questo video voglio andare a reagire ai primissimi trailer di Minecraft, ossia video di 10-12 anni fa, soprattutto guardare il trailer e vedere quali sono i punti di forza che venivano evidenziati ai tempi nel trailer. Perché a questo punto stiate aspettando tutti che apra il motore di ricerca e mi metta a cercare questi trailer. Cosa serve un motore di ricerca esterno quando puoi utilizzare una mod? Non so, questa mod dovrebbe utilizzare Chromium, non ne sono sicuro, però sì. Fatemi piazzare questa qui, che dovrebbe essere la tastiera in cui c'è un tasto buggato lì. Minecraft trailer, Minecraft Trilaer, che dovrebbe essere questo qui, trailer ufficiale di 11 anni fa, quindi sì, 164 milioni di visualizzazioni. Chiamiamo anche i sottotitoli. Where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Alla fine come trend ci sta, perché alla fine vai in un luogo in cui tutto è fatto di blocchi, dove l'unico limite è la tua immaginazione. Effettivamente fra oggi è uno dei suoi più grandi punti di forza, quindi ci sta. Let's go wherever you wanna go, climb the tallest mountains, venture down to the darkest caves. Questa qui sarà una delle poche caverne uscite decentemente, perché prima del cave update facevano tutto un po' schifo. Strano, perché prima le trovavo normali come caverne, adesso dopo l'aggiornamento delle caverne guardo le vecchie caverne e non vedo praticamente nulla. Build anything you want, day or night, rain or shine. Costruisci quello che vuoi, notte o giorno. The most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Chi che costruisce un tetto con la netherrack? Ai tempi non c'erano tantissimi blocchi, non c'era la concrete, esistevano vari tipi di pietra, esisteva la lana. Vabbè, la skin default di Steve, che è quella vecchia, che ha la barba, dovrebbe essere quella di Herobrine. Invent a new machine. A notare, inventa nuove macchine, ossia un pistone che sposta un blocco di cobblestone. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Diciamo che negli anni si è capito anche come sfruttare al meglio questo gioco. Questa gravel non ha completamente senso, era bruttissima. Molti blocchi sono stati rivisitati. Queste porte non mi piacciono ancora tutt'oggi, dovrebbero essere cambiate secondo me. Build your own little community. Protect yourself with the... Costruisci la tua piccola community, in che senso? Strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. Combatti contro i pericoli della notte. No one can tell you what you can or cannot do. Nessuno può dirti quello che devi fare, tranne i limiti del gioco, che c'erano tre blocchi, però va bene, sì. Follow this adventure. It's up to you. Sta effettivamente, hanno trovato proprio i punti di forza del gioco. Ci sta, perché alla fine hanno mostrato le vere potenzialità del gioco. Come primo trailer, alla fine ti mostra quel che puoi fare veramente. Puoi esplorare, notte o giorno non cambia nulla. Craft. Anche un po' riflettere, perché di solito i mondi mostrati nei trailer sono sicuramente superiori a quelli che troverai nel gioco ufficiale. Di solito nei trailer si cerca di mostrare il meglio del gioco, di dare un aspetto migliore di quello che in realtà il gioco è, ma è normale ovviamente. Chiunque debba vendere un prodotto non ti dice questo gioco è brutto, ti cerca di far vedere il meglio del meglio. Questo trailer ho notato alcune robe, qui dovrebbe essere questo spezzone. Questa casetta è letteralmente tre blocchi, nonostante il trailer abbia i suoi anni e anche il gioco. Questa casa è brutta secondo me anche all'epoca. Alla fine se ci pensate nei trailer moderni cercano sempre di mostrarti un qualcosa in più del gioco effettivo, come per esempio in alcuni trailer animati in cui mostrano colori sgargianti, tutte queste robe. E quel trailer è proprio una registrazione dello schermo e così via, fine. Erano anni diversi. Inoltre quel trailer è un trailer della 1.0, se non sbaglio. Sarebbe carino se ci fosse qualche video, ovviamente non un trailer ufficiale, delle vecchie versioni magari in via di sviluppo, magari un video fatto da Notch stesso. Secondo me sarebbe una roba molto carina. Adesso fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Mi ha fatto appunto piacere rivedere il primo trailer di Minecraft. Detto questo, nulla. Se volete lasciate un commento e fine.